Vi aspettavate questo tipo di girone e che insidie ci sono? Sinceramente non ci aspettavamo le laziali, forse si parlava delle pugliesi, si sperava nelle romagnole perché magari facevano parte anche gli anni passati di questo girone, però negli anni precedenti mi è capitato di affrontare le laziali e so che sono squadre importanti come l'Alba Longhi e lo stesso Fiuggi, che l'anno scorso aveva un organico importante, stava facendo un ottimo campionato e quest'anno si è rinforzata, ha fatto acquisti importanti, Rieti è una retrocessa da Lega Pro, quindi sono giunte delle squadre e società competitive in un girone già importante come quello F, quindi bene, tutto sommato, ecco, dire se era meglio affrontare le pugliesi e le romagnoli, questo lascia il tempo che trova, perché in Serie D c'è grande equilibrio, tutte le squadre hanno un organico competitivo e diciamo sono i particolari a volte che fanno la differenza in questo girone. Mister, lei entra nella storia del Pineto perché c'è la Coppa Italia dei grandi, affronterete una trasferta come quella di Salò, logisticamente molto impegnativa, come impegnativa sarà la partita. Ci fa un commento sulla Feralpi e anche magari su questo fatto che avrete una trasferta lunga, ma l'avrà anche il Notaresco, prima del debutto? Sì, beh, noi abbiamo fatto questa scelta non sapendo l'inizio del campionato, perché si parlava i primi d'ottobre, allora abbiamo deciso di partecipare, di fare la domanda per poter partecipare a questa competizione. La stessa cosa vale per il Notaresco, quindi diciamo, visto che ci affrontiamo la prima giornata, entrambe le squadre hanno diciamo da affrontare un viaggio e delle partite competitive con squadre di Lega Pro. La Feralpi Salò è una squadra importante che sta facendo sempre e investendo molto nel campionato, nel girone B di Lega Pro. Quindi noi proveremo a fare la nostra partita cercando di poter passare il turno, perché poi anche il turno successivo si giocherà a Lecce, quindi sarà una partita importantissima, però sappiamo che è difficile, però ci siamo preparati per giocare la partita e nonostante il viaggio, le difficoltà, che poi l'inizio del campionato è vicino, non abbiamo, ecco, nessun tipo, mi auguro, di problema, perché abbiamo fatto una scelta che abbiamo fatto con noi e la società per poter, ecco, arrivare e giocare una gara ufficiale prima che iniziasse il campionato.